Eccoci qui, siamo tornati in studio. Prima di fare rispondere agli altri candidati, ci sono tantissimi messaggi da casa. Qualcuno si può leggere, altri sono con parolacce. Vabbè, sto scherzando. Ai politici spesso arrivano cose che non si possono ripetere. No, a voi no. Magari qualche studente che avete bocciato, sì. Allora, io volevo sentire un attimo Valeria Centorrino, eh? Prego. Allora, praticamente più che una domanda è una situazione particolare che si verifica da noi, come a quanto pare in tutte le università d'Italia, però va a discrezione dell'Ateneo, vale a dire la possibilità di iscriversi ai cosiddetti corsi singoli. Cioè, effettivamente, non tutti gli studenti effettivamente sono a conoscenza di questa situazione. Cioè, il passaggio, vi parlo di vicenda personale, dopo essermi laureata in una facoltà, ho deciso di prendere la specialistica in un'altra facoltà. Però cosa succede? Che per accedere effettivamente a immatricolarsi alla specialistica bisogna colmare dei crediti che sono decisi dai professori in separata sede in base al piano di studi della triennale. Il recupero crediti effettivamente si esprime così: c'è un pagamento effettivo di 171 euro per l'immatricolazione ai corsi singoli e un pagamento di 53 euro a materia per colmare questi crediti. Nel mio caso specifico, io ho potuto pagare 171 euro più 53 euro per 4 materie. E queste materie che devo dare entro effettivamente un determinato periodo di tempo stabilito per poi immatricolarmi ufficialmente alla specialistica. E volevo comprendere se è una cosa obiettivamente corretta far pagare a uno studente, come se si fosse presente in un'università privata, una somma ingente. Vediamo cosa dicono i nostri candidati. Io però volevo, adesso le risponderanno. Volevo sentire. Lo facciamo rispondere. Intanto facciamo rispondere al professore Navarra. Ah, si dice così. Lei accetta, facciamo rispondere al professore Navarra. Lo vuole mettere in difficoltà, io l'ho capito. No, in difficoltà allora, nessuno. Professore Navarra, come se prego, risponda a questo. Dunque, se ho capito bene, lei ha frequentato un corso di laurea triennale, ha conseguito la laurea, poi ha intenzione di proseguire i suoi studi su un corso di laurea biennale per i quali ha dei debiti formativi, nel senso che il percorso, diciamo, naturale sarebbe su un altro corso biennale, ma lei ne sceglie uno diverso. Per sempre allo stesso campo. Sì, comunque. Però lei ne sceglie uno diverso. Il problema, per come lo vedo io, è il seguente. Siccome lei ha dei debiti formativi, per cui la sua laurea ai fini del proseguimento non le permette un proseguimento diretto, questi debiti formativi vanno colmati e vanno colmati sostenendo degli esami, 1, 2, 3, 4 quelli. Nell'università, se da esterno io volessi sostenere un qualsiasi esame, io posso farlo, anche, non so, mi interessa studiare una particolare materia, posso farlo, mi iscrivo a quel corso, pago, frequento il corso, faccio l'esame e mi viene certificato il conseguimento, cioè l'esame effettuato e il voto riportato. Qui è la stessa cosa sostanzialmente. Per iscriversi al biennio successivo, lei ha dei debiti formativi da colmare, si iscrive a quei 4, 3, 2 corsi, paga e frequenta il corso, sostiene l'esame. Quello che vedo un po' strano è il fatto che debba pagare un'ulteriore tassa di 160 euro per l'iscrizione. Euro. 171 euro per l'iscrizione. Se fosse l'immatricolazione ai corsi singoli, viene definito. Quindi se fosse una piccola. Cioè, proprio corsi singoli sono definiti. Cosa sostanzialmente che io non farei da esterno se dovessi sostenere. Perché se effettivamente non è una cosa che è successa solamente a me, in generale, perché ci si è resi conto che molti studenti per effettuare un'iscrizione a una specialistica magari un po' più importante a livello di contenuti fanno più o meno tutti questa stessa cosa, chi una materia, chi due, chi tre, è indifferente in base al proprio piano di studi. Grazie, non ce ne usciamo più da qua. Una cosa prego, sola, prego, quella, quei 160 euro si potrebbero secondo me eliminare, ma un modo migliore che potete voi seguire è quello di sostenere esami liberi durante il corso di laurea triennale. Fondamentalmente, se lei durante il corso di laurea triennale già sceglie un percorso formativo su un'altra, su un biennio che non è direttamente la naturale prosecuzione del suo corso di laurea, può sostenere più esami, sostenere corsi liberi, magari quei 4 esami che le mancano, e in quel caso le verrebbero riconosciuti ai fini della prosecuzione del biennio. Consiglio accettato, perfetto. E allora su questo abbiamo fatto rispondere lui, volete rispondere tutti? Voleva aggiungere, prego. Una cosa.
Sì, è giusto, nel senso che ancora quando si è nella laurea triennale iscritti, avere l'accortezza di sostenere anche esami al di fuori del proprio curriculum, in modo tale da prepararsi per loro. Però io penso che proprio per andare incontro agli studenti, già che c'è il vincolo per la specialistica, esatto, per la magistrale, a un certo momento si potrebbe ammettere lo studente con riserva alla magistrale, così uno paga soltanto l'iscrizione alla magistrale. Riserva che cosa significa? Se entro un lasso di tempo non colma quelli che sono i debiti formativi, automaticamente non risulta iscritto. Va bene? Questa grazie. È una mia opinione, grazie. Logicamente. Sì, e poi ci rispondiamo sul policlinico, prego. Sì, dalla formulazione alla domanda in realtà non ero riuscito neanche a capire se lei questi soldi li paga all'Università di Messina per completare i suoi studi o all'Università dove chiede l'accesso. E poi c'è un'altra cosa a dire, come diceva il professore Navarro, ormai i corsi sono così diversificati che il proseguimento di una laurea triennale in una magistrale, ci saranno 10 possibilità o 5 possibilità per un laureato in triennale a Messina di corsi che hanno nomi leggermente differenti ma che appartengono alla stessa classe di laurea. E questa informazione lo studente, se pensa di seguire poi dei potenziali percorsi, lo può iniziare a fare già dal secondo anno e giustamente informarsi. O facendo i corsi liberi qua, già coprendo quelli che possono essere poi i crediti formativi che vengono indicati, e il fatto che si pagano questi 140 euro, ma si pagano da sempre alla nostra università, si pagano solo da un anno, si pagano già da tanto tempo, perché se ora pensiamo che non bisogna pagarli, ma in realtà anche prima questa domanda bisognava porsela e porre rimedio. È facile dire non li farei pagare, ma... Certo, volevo aggiungere qualcosa su questo? No. Allora andiamo al policlinico, perché completiamo il giro. Lei ha sentito, tra l'altro il professore Cupaiolo ha lanciato delle critiche pesanti, poca trasparenza, pare che lei abbia già scritte queste cose. Lei dice che è tutto... Ho fatto una difesa della figura del docente del policlinico, dello studente del policlinico, dello specializzando del policlinico nei confronti dello strapotere dell'azienda policlinico. Se da un lato diciamo che il policlinico attualmente le cose non vanno bene e poi vogliamo dire che il rettore sta facendo delle cose scorrette perché 7-8 mesi prima del fine naturale di questo suo ultimo anno di rettorato ha portato avanti l'idea di una commissione in cui ci sono 4 docenti universitari e 2 componenti che sono espressione dell'azienda policlinico per vedere di risistemare e rimodulare quelle che sono le unità complesse e cose. Cioè non possiamo dire oggi va tutto bene perché questa situazione si può riprendere all'indomani e ci sarà il nuovo rettore. E né io eletto, né il professore Cupaiolo eletto, il professore Navarro, la professoressa Ferlaccio, il professore Romano, all'indomani della nostra elezione, il 31 maggio, abbiamo poi c'è un capitolo per dire all'attuale rettore, agli attuali organi di governo, lo possiamo dire come direttore del dipartimento, come componente del Senato, no, iniziamo a stabilire le cose che bisogna fare. E il rettore e gli organi di governo attuali, la loro collegialità, che fino al 30 settembre opereranno, dal 1 ottobre opererà il nuovo rettore. Perciò non possiamo dire che siamo contro, che al Policlinico le cose non vanno bene, ma siamo contro iniziative di cercare fin da adesso di rimodulare e rimproveriamo un rettore che prende delle iniziative quando sappiamo che al Policlinico le cose vanno male, che interessano a noi ricercatori universitari, a noi medici scienziati, agli studenti che hanno diritto a una giusta didattica, perché c'è uno strapotere della sanità pubblica che è entrata a gamba tesa nei policlinici nel 99 come era già entrata a gamba tesa negli ospedali, perché nell'ospedale a stabilire chi è primario lo stabilisce il manager che è nominato dalla politica. Se questo ci va bene e che ci va bene che questo avvenga anche all'interno del policlinico, il policlinico si svuoterebbe di contenuti. Senza il policlinico non c'è futuro, perché senza policlinico non ci sono lauree che valgono, non c'è il futuro della classe medica, per cui dobbiamo difendere l'identità del docente del policlinico nei confronti, e qualsiasi mezzo, anche qualsiasi iniziativa del rettore è assolutamente positiva, a prescindere dalle simpatie. Quindi lei dissente dal professore Cupaiolo? No, dissento, amichevolmente, pacificamente, sì, democraticamente, perché stiamo parlando in maniera, cioè, già più volte ci siamo detti che... Sì, professore Navarro. Secondo me l'errore di fondo qui è non è quello di dover rimodulare l'assetto organizzativo assistenziale del Policlinico. L'errore di fondo è farlo ora.
come l'errore di fondo non è quello che, per esempio, il professore Tomasello, rettore dell'Università di Messina, voti uno dei candidati. Ci mancherebbe altro, lo deve fare come? Perché vota l'errore per lui. L'errore di fondo è un altro. L'errore di fondo è, in fase elettorale, sostenere apertamente, con il suo ruolo, uno dei candidati e utilizzare in modo strumentale alcune scelte proprio a questo fine. L'atto aziendale del Policlinico prevede con estrema chiarezza degli organismi che devono occuparsi della interfaccia con... Dibattito a due, ora mi darà diritto di replica. Certamente, certamente. Sì, però dobbiamo sentire prima la professoressa Ferlazzo, eh? Va bene. Cioè, l'atto aziendale prevede la commissione, un'invenzione del rettore, la commissione, perché l'atto aziendale prevede che l'interfaccia del direttore generale, proprio in questi casi di rimodulazione organizzativa assistenziale del Policlinico, è il consiglio dei DAI, dei dipartimenti ad attività integrata. Non si capisce per quale ragione dal cilindro del rettore nasce e venga fuori un coniglio che è proprio questa commissione, che il rettore nomina. Grazie. Professoressa Ferlazzo. Allora, faccio replicare, tranquillo. Io vorrei riportare l'argomento su un terreno neutro, sì. Che è un terreno non neutro in realtà, è un terreno che ha visto il Policlinico Universitario, così come lo conoscevo io, così come sicuramente lo conosceva anche il professore Navarra nel passato, modificare la sua attività in funzione di una normativa e in funzione anche dei rapporti col sistema sanitario regionale. Il problema di fondo qual è? I colleghi di medicina si lamentano giustamente proprio perché è cambiato il rapporto, perché è diventata un'azienda, perché viene misconosciuta la funzione, la cosiddetta triplice funzione del docente universitario di medicina che svolge l'attività assistenziale in quanto docente universitario che deve preparare lo studente a un'attività professionale alta e deve al contempo garantire assistenza. Il problema che io intravedo e che bisogna affrontare in maniera alta piuttosto che in maniera polemica è quella del ruolo che il rettore, anche il futuro rettore, non necessariamente l'attuale, dovrà avere nei confronti della regione. Perché alla regione, quindi al sistema sanitario regionale, noi diamo personale, docente e anche ospedaliero, diamo strutture, offriamo una base per quella che è un'attività per la sanità che spesso non viene riconosciuta. E allora questo si fa attraverso i protocolli d'intesa, attraverso l'atto aziendale, una rimodulazione sull'atto aziendale sicuramente si dovrà fare con una interlocuzione forte con la regione. E sicuramente è noto che alcuni rettori anche di università siciliane avevano tentato di sgravarsi di fondi del personale sociosanitario facendo transitare questo personale proprio sul sistema sanitario regionale, invece dovrebbe essere al contrario, cioè il sistema dovrebbe riconoscere che l'università fornisce professionalità, personale, patrimonio e su questo la contrattazione deve essere fatta a un livello alto. Quindi io intravedo il ruolo del rettore nel futuro su questo versante, più che sulle singole, come al solito, chiarissima. Sui singoli problemi. Io volevo farvi fare un altro paio di battute, un altro scambio di battute amichevoli, perché questo è il tono. Fondazione. Allora, no, ora la faccio. Parto da lei, professore Duco. Ma avevano detto che lei era molto timido. Dice timido il professore Duco. Era una candidatura scolorita, poi sono andato al mare. Sei allenato. Sono abbronzato. E allora, fondazione universitaria. In effetti avete visto la copertina, c'era scritto è un addio o un arrivederci quello del rettore Tomasello. Perché c'era un'altra parte dell'intervista che abbiamo mandato in un TG qualche giorno fa, in cui Tomasello in pratica diceva non c'è futuro per tutte le università e per questa in particolare se non si trovano fondi privati e fondi dall'estero. Io ho le capacità per trovarli, io ho i contatti, insomma ha fatto capire, si è candidato alla presidenza di quella fondazione. C'è chi dice che sia
assolutamente incompatibile quella carica. Lei come la pensa, professore Duca? E poi replica anche su quello. Sulla carica del rettore Tomaselli? Sì, innanzitutto la fondazione non è partita. Io della fondazione so poco di come sia nata, di come sia nato lo statuto, di chi ci abbia messo mani. Come sanno tutti, a Messina io per 9 anni di governance del rettore Tomasello non ho avuto nessuna appartenenza a questa governance come delegato, non sono stato delegato neanche alla pulizia degli spazi verdi del polo di scienze, che già sarebbe stato per me un compito gradito perché viviamo in una realtà veramente da terzo mondo. Detto questo, non ho avuto assegnati posti di ricercatore come tanti hanno avuto assegnato, e l'unico posto di ricercatore che siamo riusciti a chiamare con un finanziamento del 100%, il concorso si è concluso 7 mesi fa. In 7 mesi gli organi di governo dell'università non hanno ratificato gli atti del concorso, la ditta che ci ha sponsorizzato ci ha ritirato la sponsorizzazione. Poco male, la ragazza ha avuto un contratto in un'università privata italiana perché è molto valida e supera le mediane dell'associazione nel nostro settore. Detto questo, per su cui questa presunta incompatibilità non si pronuncia. Presunta incompatibilità, io spero che il rettore su una fondazione che sono state volute da una legge voluta da Prodi, mi pare nel 99, e che in tante università sono state aperte, la fondazione potrebbe essere un mezzo utile, sempre secondo quella legalità nella quale sono nato e cresciuto, per poter gestire i grandi finanziamenti. Io probabilmente responsabile di un finanziamento da 22 milioni e mezzo di euro per l'incapacità dell'università a portare avanti i miei buoni d'ordine, che sono per circa 10 milioni di euro, e ne abbiamo speso solo 3 milioni con un cronoprogramma in cui avremmo dovuto spendere molto di più. Nei prossimi mesi potrei avere sospeso questo rapporto, questo progetto, e certamente non per colpa mia, per organi di gestione dell'università che si chiamano Careci, che in parte funzionano ma in parte non hanno funzionato, e che certamente non mi sono inventato io, professore Duco, o per task force che non mi sono inventato io, professore Duco, e che altri sono inventati. E anche quando si vedono che in questa macchina ci sono tante cose che non funzionano, siccome ho fatto parte della macchina me ne potevo accorgere anche prima, e le inesattezze non sono accettabili, perché queste decisioni del professore Tomasello, rettore medico, di porre in atto delle iniziative per la ristrutturazione di medicina è avvenuta con una comunicazione che è precedente alla mia candidatura di almeno un mese, e questo i candidati, se studiano le carte, lo dovrebbero sapere. Io in ogni caso non ho firmato nulla a favore della fondazione, non ho messo mani nel regolamento della fondazione e non ho messo mani in quegli organi di governo che sono stati creati per la gestione dei grandi fondi, e stranamente però tutte queste persone che sono state coinvolte in queste cose ora si trovano in antitesi. Io non mi trovo in antitesi con Tomasello perché non sono in antitesi con l'istituzione universitaria, e se qualche cosa non mi va bisogna discuterla all'interno dei nostri spazi, le criticità ci possono essere dappertutto. Se con una spugna pensassimo che possiamo cancellare da Pugliatti a oggi tutto ciò che hanno fatto i rettori, io per 15 anni, qua è testimone la professoressa Ferlazzo, per 6 anni di rettorato Silvestri ho percorso le scale del rettorato solo una volta, grazie alla cortesia della professoressa Ferlazzo, che mi ha firmato una convenzione che mi permetteva di fare un ATS con una scuola per un FTS. Ah, pensavo ci volesse una convenzione per salire le scale. Solo questo. Gliela posso fare una domanda? È una domanda inutile. Persone stupida. Che da 15 anni hanno avuto favori da questa università, stranamente ora sono in posizione Dubo, molto grave. Lei non mi ha detto né cosa pensa della fondazione, né cosa pensa di Tomasello. La fondazione sono della delle fondazione. Cose positive perché possono gestire con le regole del pubblico i grandi finanziamenti, e con le regole del privato i grandi finanziamenti che ci dà il pubblico, e grazie alle normative e alle tante finanziarie abbiamo difficoltà che un buono d'ordine a 500.000 euro rimane negli uffici addetti per 6 mesi. Presidente della fondazione, lo vedrebbe bene? Il nuovo rettore, spero che lo statuto sia stato scritto della fondazione in maniera tale che il rettore può assolutamente avere un controllo sulla fondazione e che operi solo per positività, per poter spendere i grandi progetti. Noi come università non possiamo assumere sì o no. Laureati di domani, sì o no. Forse con lo la fondazione lo vedrebbe Tomasello possiamo bene lì? Ma non mi interessa, io posso giudicare l'uomo, il manager che prenderà questa cosa, non è lo stesso con loro che fanno parte del. Non le interessa, va bene. Sicuramente è stato un uomo. Professore Navarra, è stato un uomo? È dotato di grande personalità perché è stato rieletto con 900 voti, non è stato, io ho votato e per altri candidati e per altre situazioni nel 2004, per cui altri sono stati col professore Tomasello fin dal primo momento e l'hanno portato in alto, l'hanno aiutato. Grazie. In questo governo, con positività e negatività, che loro giudichino. Penso che parlasse di lei, forse voleva accusarla di qualcosa, no? No, non lo so, no, ma che lui fa se potesse parlare di me. Ah,
Ah, esatto. No, perché fa sempre queste carezze. Però... sicuramente. Professore Navarra, mi vuole rispondere sulla fondazione in maniera diretta, come è abituato a fare lei, senza giri di parole. E lei lo vedrebbe bene, la presidenza della fondazione, l'attuale rettore? Il professor... So già la risposta, la conosco perché com'è? Me l'ha già detto. Non ho capito. Me l'ha già detto in un'intervista, insomma. Ah, io no, non avevamo organizzato niente. Me l'ha già detto in un'intervista che è andata in onda, quindi io non organizzo niente. In altri posti organizzano le cose. Prego. No, la so, la conosco perché è andata in onda. La conosco perché è andata in onda. Gliela faccio rivedere, gliela faccio mandare. Prego. La risposta che le diede allora ha a che fare con la legittimità del rettore a ricoprire quel ruolo in relazione a un decreto legislativo che è stato pubblicato ed è esecutivo del 4 di maggio, perché io mi sono informato, ho chiesto a diversi giuristi, non sono un giurista, e vi trasferisco quello che mi hanno detto, diversi giuristi dell'Università di Messina hanno forti perplessità che in ragione del contenuto di quel decreto legislativo il rettore Tomasello possa assumere la presidenza della fondazione dell'Università di Messina. Quindi il suo è un no. E, professore Cubaiolo, su questo stesso argomento? Sì. E la sua non la conosco, perché non l'ho mai intervistata. Lui sì, sia sul giornale di Sicilia, alla sua conferenza stampa l'intervista. Dunque, allora, precisamente. La domanda è sempre fondazione. Esatto, perfetto. No, io sono contrario a questo tipo di fondazione, così come è concepita. Io sono invece favorevole a un tipo diverso di fondazione, dove in effetti vengono a confluire capitali esterni per le esigenze dell'università. Sì, senz'altro l'istituto della fondazione consente una, diciamo così, una maggiore libertà nelle pratiche amministrative. Però io mi pongo anche un altro problema. Noi dobbiamo cercare, perché ritengo che abbiamo un ottimo personale all'interno dell'università, noi dobbiamo formare il nostro personale perché effettivamente possa affrontare tutte le pratiche amministrative, anche quelle più complesse, con una certa speditezza. Per quanto riguarda il discorso del attuale rettore presidente della fondazione, innanzitutto, a quello che mi risulta, ancora la fondazione non esiste. Ragione per cui stiamo parlando. Ma non nascondiamoci che questo dibattito è aperto. Il dibattito è aperto. Perché no, ma dico, esiste, non esiste, nel senso che l'atto costitutivo non è ancora stato depositato, certo. E così via. Quindi formalmente non esiste. L'attuale rettore presidente della fondazione, a parte che l'iter seguito, secondo me, ma oltre che come, diciamo così, per aver consultato anche dei colleghi giuristi, anche a buon senso l'iter seguito non mi sembra assolutamente che risponda a, diciamo così, a canoni trasparenti da tutti i punti di vista. Ma senz'altro il rettore Tomasello, presidente della fondazione, no. La mia risposta è senz'altro. Perfetto, forse l'ho deluso, adesso aspettavo una risposta diversa. No, mi deludete, voi potete dare le risposte che ritenete più opportune, non mi deludete. No, in base, lei in interviste non me l'ha fatta, ma senz'altro avrà detto quello che io ho letto. Certamente. Professoressa Ferlazzo, come la pensi? Fondazione, bellissimo argomento per riscaldare una campagna elettorale. E io sono abituata a guardare le carte. E quindi rispondo su due aspetti. Innanzitutto sull'aspetto fondazione. Sì, fondazione no. Certo. In termini generali le fondazioni sono previste, potrebbero anche essere interessanti. Quello che bisogna chiedersi, e che io mi chiedo, visto che il mio interesse è per l'università, se in questo momento è un interesse primario quello di avere una fondazione per l'università o meno. Su Tomasello? L'ha detto tutto. Su Tomasello, non, ripeto, io sono abituato a vedere le carte, quindi bisognerà vedere a che punto è la fondazione in questo momento rispetto alla possibilità o meno che il rettore... Rispetto alla sua posizione giudiziaria, per essere chiari. C'è l'applicazione eventualmente di una legge, non sarei io quello che dovrebbe far applicare chiarissima. La legge. Si vedrà. Giovanni Cianciafaro, uno studente. Io vi prego di fare domande brevissime. Lei ha fatto una bellissima domanda, però molto lunga. Poi, ecco, prego, brevi. Sì. Risposte brevi le voglio anche dai candidati. In merito all'annosa questione delle tasse universitarie,
Dunque, i candidati hanno studiato nuovi mezzi per combattere l'evasione e l'elusione fiscale in collaborazione con l'Istituto dell'Agenzia delle Entrate, diciamo per... Grazie, e soprattutto, allora aggiungo io, aumenteranno nel vostro programma, c'è un aumento delle tasse? Cominciamo col professore Duco. Per l'anno prossimo è già stata presa la decisione che le tasse non aumenteranno ed è una decisione di ieri o l'altro ieri. Per quanto riguarda poi la risposta alla domanda, forse la possiamo dare tutti insieme in maniera univoca, l'università ha fatto una convenzione con la Guardia di Finanza per cui le false dichiarazioni non saranno più possibili, ci sarà un controllo e facendo questi controlli si recupereranno tantissimi soldini, forse milioni di euro, per cui non ci sarà bisogno, avremo nuove risorse per gli studenti. Grazie. Sulle tasse, aumenteranno nel suo programma, cosa si prevede? No, no. No, non c'è, no. Io le annullerò. Ragazzi, votatemi, tasse niente per il prossimo così anno. Così eh? Mi piace, questo è tutto. Ho scritto, ho già scritto che prima bisogna pensare ai servizi prima di aumentare le tasse. In ogni caso, sono carenti, l'ha detto in prima. In ogni caso, le tasse sono, diciamo, l'entità delle tasse ha un limite che è previsto per legge e Messina sicuramente è molto al di sotto delle altre. Grazie, professore Navarra. Università. Breve come i suoi. Ho detto sempre, avversari. Le tasse universitarie possono essere aumentate solo nel momento in cui viene combattuta per intero l'elevazione contributiva. È immorale chiedere un euro in più a colui che paga tutto quello che è richiesto e non far pagare a chi non paga quello che è richiesto, quello che deve pagare. Professore Cupaiolo. Ma mi sembra che avevamo già affrontato precedentemente questo discorso, nel momento in cui abbiamo osservato che gli studenti pagano per servizi che non hanno, il che mi sembra assurdo. Quindi grazie. Automaticamente. Grazie, professore Cupaiolo. Un altro dei ragazzi da quel versante, chi ha il microfono? Sì, nome e cognome? Francesco Gaffarelli. Francesco. Il mio intervento è un intervento propositivo. Cioè non credo che il rettore sia una figura che appunto deve reggere la facoltà di l'Università di Messina in questo caso e reggerla non migliorando nella qualità degli studi perché secondo me i risultati sono impeccabili. Più che altro bisogna prendere modello, come abbiamo parlato prima del modello policlinico oppure come avviene in alcune facoltà private, affiancare a una preparazione che è adeguata dal punto di vista teorico anche un'esperienza pratica, domande brevi però. Un'esperienza pratica. Grazie. E infatti chiedo, un secondo solo chiedo. Sì, prego. Sarebbe utile stipulare apposite convenzioni con alcuni enti, quali possono essere l'INPS, quali possono essere il Comune di Messina, per affiancare a uno studente di giurisprudenza, per esempio, nei 5 anni di studi, una pratica che possa... Grazie, chiarissimo. Queste convenzioni, ogni corso grazie, di studio... Grazie. Ogni prego. Corso di studio, una volta le facoltà, adesso i dipartimenti, hanno un elenco di convenzioni con una serie di enti, imprese, aziende, via di seguito, dove lo studente può svolgere parte del proprio percorso formativo. Sono delle convenzioni che naturalmente sono basate su una reciprocità. No, quale minuto? Non c'è minuto. Professore Duro, prego. Abbiamo finito. No, volevo aggiungere qualcosa. Aggiungere va bene, prego, proprio perché... queste convenzioni esistono, però io ho fatto richiesta quest'anno, al terzo anno, per fare il praticantato con degli avvocati del Comune di Messina e sono solamente 5 gli avvocati che sono messi a disposizione con questa convenzione, quindi 5 studenti all'anno possono praticare quello che studiano. Ma è colpa degli avvocati che non si propongono? No, gli avvocato ha interesse. Un mese solo di attività pratica. L'avvocato ha interesse poco, avere forse. Perché non paga tirocinanti, di conseguenza l'università potrebbe in maniera senza stimolare e praticare. Grazie, chiarissimo, ora è più chiaro. Prego. Se parleresti con uno studente di chimico, di scienze gastronomiche del mio corso di laurea, io con loro, a loro ho permesso di fare degli stage reali in aziende che si chiamano Corvo, dove qualcuno ha trovato anche lavoro, per cui noi promuoviamo degli stage assolutamente reali. Per quanto riguarda voi delle scienze umanistiche, l'Università di Messina dovrebbe servire, dovrebbe diciamo fornire servizi al mondo esterno, cioè come tu dicevi all'INPS, al Comune, alla Provincia, perché noi abbiamo informatici, noi abbiamo avvocati, noi abbiamo economisti e per trovare risorse, io sono chimico degli alimenti, faccio delle consulenze, tutto ciò che fatturo lo fatturo come università e porto al mio dipartimento da 50 a 200 mila euro l'anno, non mi metto nulla in tasca e serve per finanziare l'attività didattica che voi studenti fate nei laboratori dove l'università dal 2005 non ci dà nulla.
e io supporto studenti di scienze biologiche, di chimiche e di scienze gastronomiche. Servono a finanziare i mezzi che utilizzano i docenti per fare didattica come computer e quant'altro serve il laboratorio. Nelle facoltà umanistiche voi poteste fare tante cose, cioè non dovrebbero essere soltanto voi ad avere la possibilità di andare all'INPS e vedere all'INPS come si opera, ma l'università dovrebbe fornire per l'INPS una consulenza in cui uno staff di docenti e di studenti coinvolti in questo servizio possono crescere e fornire all'università nuove risorse. E la fruizione dei beni artistici, dei beni architettonici, non solo della città ma anche dell'università, in cui non abbiamo un catalogo di tutti i libri, di tutte le opere d'arte, sono tante le cose in cui coinvolgendo studenti e docenti del loro settore potreste crescere meglio voi e fare crescere meglio questa nostra università. Noi dobbiamo crescere meglio come televisione, spazi di libertà, pubblicità, tra poco. Da 100 anni assicuriamo il futuro degli italiani, perché le speranze e i vostri sogni sono cresciuti con noi. Ogni storia ne contiene tante altre. Nella nostra ce ne sono milioni. Oramai vorrò frigorifero, vorrò. Solo io non vorrò, con tutti questi canzoni da pagare. Vorruzzo così bruciamo. Basta, non ne posso più. Ora ci penso io. E che ci vuole questo miracolo? Tu faccia vedere io un miracolo. Pigli parole da gommare cammela e ne facemo cucchisto a cessione do quinto. E vado alla fin centrale, che è la più seria ed è convenzionata con l'Inps. Ora vengo. E magari un televisore nuovo e una bicicletta nuova. Certo, e perché no? E la crociera a Cuba, no! E una legnata alta vista, no! Fumare nuoce gravemente alla salute tua e di chi ti sta accanto. Da oggi Smokies. Non più cattivo odore sui vestiti e negli ambienti chiusi. Vieni al nostro centro a scoprire tutte le altre promozioni. Smokies, via Cesare Battisti 231, Messina. Smokies, rispetta te stesso e l'ambiente. La camiceria Il Castello firma la tua eleganza e la qualità, dallo stile elegante a quello informale, dal romantico a quello più lezioso e glamour, le camicie Il Castello non passano inosservate. Camiceria Il Castello, a Messina in via Dogali 36, a Milazzo in via Giacomo Medici 24. Camiceria Il Castello, per chi nasce con la camicia. Comet Energy, dall'illuminazione a LED alle installazioni di impianti fotovoltaici o termici chiavi in mano, dal settore fotovoltaico alle energie alternative, per rispondere a tutte le esigenze dei propri clienti. Offriamo soluzioni integrate e mirate al risparmio energetico. Sentitevi liberi di risparmiare, scegliendo la soluzione energetica più adatta alle vostre esigenze. Contattateci per ricevere un preventivo gratuito allo 090 25 12620. Comet Energy. Be eco-friendly. Eccoci qui, siamo tornati in studio. Abbiamo un'altra domanda da un altro dei nostri studenti. Andrea Santalco. Prego. Io volevo chiedere ai candidati qui presenti cosa hanno in mente, diciamo, una volta eletti per la biblioteca regionale. Non so se molti di voi conoscete lo stato in cui si trova attualmente la biblioteca regionale, è completamente fatiscente, è all'abbandono totale. Noi, diciamo, insieme ad altri studenti abbiamo cercato di sollecitare quelle che sono le autorità, anche mandando una lettera al presidente Crocetta, all'assessore ai beni culturali, però ancora non abbiamo avuto risposte e confidiamo Chiaro. Nel prossimo rettore. Grazie. Professore Navarra. Io ho avuto occasione, per caso, di approfondire la questione del palazzo, dell'immobile dell'ex biblioteca regionale, e non c'è bisogno, per l'indagine che ho avuto occasionalmente, casualmente di fare, di chiedere nulla ad alcuna autorità regionale. La biblioteca, quell'immobile, è dell'Università di Messina, è di proprietà dell'Università di Messina. Non è difficile capire che lo è di proprietà dell'Università di Messina. Per cui basterebbe semplicemente fare un progetto di ristrutturazione, renderlo esecutivo e procedere al bando per la ristrutturazione. Sono stato in assessorato,
casualmente, per altre ragioni, ho chiesto all'assessore e al direttore generale dell'assessorato, il dottore, l'architetto Campo, di dimostrare il titolo di proprietà di quell'immobile. Non hanno saputo dimostrarlo, per cui non bisogna chiedere niente a nessuno, bisogna procedere alla ristruttura. Se è eletto, lei procederà così. Immediatamente. Professore Cupaiolo. Innanzitutto questo, e poi anche c'era la domanda precedente. Per quanto riguarda la domanda precedente, ritengo questo, che i tirocini formativi sono un'occasione molto importante per gli studenti, ma devono essere, dal mio punto di vista, impostati in maniera diversa. Vale a dire, l'università deve trasmettere alle varie imprese la formazione tipo del nostro laureando, in modo tale che di volta in volta sia la ditta esterna a indicare il tipo di laureando che vuole che faccia il proprio tirocinio nella sua struttura, perché così si creerebbe effettivamente un idoneo canale per l'inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda il discorso della biblioteca, ci tengo a specificare che non si tratta della biblioteca regionale che è allo sfascio, ma è del palazzo che era della biblioteca regionale che è allo sfascio, perché la biblioteca regionale non è assolutamente allo sfascio. Senz'altro bisogna assumersi tutta la responsabilità nel momento in cui si sostiene, come è stato detto in altre occasioni, che c'è una vertenza in corso. Bisogna, in effetti, vertenza o non vertenza, bisogna risolvere il problema. È assurdo che quell'immobile posto all'interno del cortile dell'università sia in quelle condizioni. E nello stesso tempo poi ci sarà l'altro problema, una volta restaurato, a che cosa destinare quell'immobile, se alla biblioteca regionale oppure ad una struttura universitaria. Perché poi non dobbiamo dimenticare che la biblioteca nasceva come biblioteca universitaria, ma è a tutti gli effetti una biblioteca regionale. Quindi c'è il problema, è un problema diverso quello in sé per sé della biblioteca come luogo, come conservazione di libri. Una cosa è il fabbricato, un'altra cosa è la biblioteca. Grazie professore Cupaiolo, noi dobbiamo dare conto, stanno arrivando veramente centinaia di messaggi, io tutti non li posso leggere, scegliamone tre. Centinaia, no, la faccio rispondere, aggiungo questo, carne al fuoco, prego. Buonasera, si parla di didattica, ma l'università è anche ricerca. Quanto conta per essere un buon rettore la capacità di fare efficacemente ricerca? Ho sentito parlare di requisiti di produttività e di parametri come la mediana. Di che si tratta? I candidati rispettano questi parametri? Andiamo avanti. Nell'ottica dell'incentivazione della ricerca, i candidati al rettore come pensano che l'università possa intensificare l'interazione con i 4 istituti CNR presenti sul territorio? Grazie, professoressa. Biblioteca regionale. Sì. Allora, mi fa piacere sentire dal professore Navarra che ha avuto modo di vedere le carte e ha visto il titolo di proprietà dell'università, perché questo è un annoso problema che anche ai tempi del rettorato del professore Silvestri si era affrontato, anche in un momento favorevole in cui c'era una buona interazione con la regione, e non si era riusciti a risolverlo. Ma come la biblioteca regionale, altre realtà, di recente abbiamo sentito anche il problema della casa dello studente, alcune strutture vengono rivendicate come appartenenti ad altri enti, e però bisogna risalire effettivamente all'origine intanto della proprietà e della destinazione di queste diverse strutture, per poter poi fare delle interlocuzioni valide, perché è indubbio che la biblioteca regionale che fa parte, almeno la struttura della biblioteca regionale che fa parte del recinto universitario, dovrebbe essere sicuramente recuperata per gli usi migliori che poi potrebbero grazie, essere. Grazie professor. Sì. Rispetto alla ricerca, se posso. Sì. La ricerca non può che essere uno degli elementi fondamentali quindi col CNR lei incrementerebbe dal rettore questo rapporto. C'erano i rapporti con il CNR, credo che comunque anche tra singoli docenti continuino ad esistere, e quindi è indubbio che questi rapporti vanno mantenuti, alimentati e se possibile accresciuti, perché la ricerca è fondamentale. Grazie professoressa. Giussi, c'era una comunicazione che volevi dare? Noi siamo su internet. Sì, volevo ricordare ai nostri telespettatori che è possibile seguirci anche sul nostro sito www.tcftv.it, potete seguirci in streaming e potete oltretutto vedere anche tutte le puntate di Malalingua. Perfetto. Professore Dugo. Qual era la prima domanda?
La biblioteca. Allora, mi meraviglio che questa governance di Tomasello in 9 anni non si sia accorta. Io non sono andato per caso in nessun assessorato sempre ieri, l'altro ieri, Navarro. O neanche un anno fa, 2 anni fa. No, Pietro, siamo amici, perché non è una cosa, è un'osservazione puntuale. Non mi sono trovato per caso in un assessorato, in uno studio per verificare l'atto di proprietà. Mi meraviglio anche che a tempi di un rettore che è un numero uno in Italia nel diritto costituzionale non si sia accorto che siamo proprietari. Quello è un pericolo anche fisico per noi, perché ci può cadere addosso. In quella biblioteca ci sono un poco più affezionato di quanto lo possa essere il professore Navarra, perché è più giovane di me, perché a quei tempi, quando la biblioteca funzionava, noi studiavamo là, non potendo acquistare i libri, studiavamo là perché c'erano almeno 5 copie di ogni libro di testo e noi andavamo là a studiare. Io mi sono laureato studiando sui libri di quella biblioteca, era bellissimo entrare, aspettare che arrivava con l'ascensorino il libro, ti mettevi là e studiavi, l'abbiamo fatto in tanti. Questa è la prima cosa, per cui chiaramente un rettore, anzi è l'unica cosa che inizierei a fare se fosse eletto, in attesa del 1 ottobre. Ricerca, la ricerca è scientifica, è la base. Sul sito trovate tutto il mio curriculum, per cui su questa cosa non c'è dubbio che senza ricerca. E le mediane di cui parla lei, dell'Anvur, purtroppo sono state calate dall'alto, da un giorno all'altro, ha parlato questo ragazzo, vuole sapere cosa sono. Sì. E la riforma Gelmini, che mina dall'interno la struttura universitaria, la vuole demolire l'università pubblica statale a favore delle private. Le private è vero che hanno un elevato numero di ragazzi che si sistemano, ma se io posso pagare 20.000 euro di tasse per mio figlio, sono anche in grado di aprire domani uno studio professionale, sono anche in grado di avviare un'attività. Se io mi iscrivo a Slow Food, all'università di Slow Food, dove si paga 20.000 euro e non al corso di scienza gastronomica di Messina, dove si paga poco più di 1.000, le cose sono differenti, perciò le famiglie possono avviare. Questi criteri dell'Anvur sono molto sbagliati spesso, perché i settori scientifici disciplinari sono stati accorpati, per cui appartenevo a un settore che era chimica degli alimenti, sono stato accorpato ai chimici farmaceutici. I chimici degli alimenti in Italia siamo 200, i chimici farmaceutici 2.000. L'Anvur ha scelto delle mediane a misura per i chimici farmaceutici. Un lavoro sulla tachipirina viene valutato con 400 citazioni, un lavoro, il più bello che ho fatto con Anna Laura Segre sugli oli d'oliva, viene valutato su 40, perché sugli oli d'oliva nel mondo si occuperanno 20 persone. E allora praticamente ci sono delle mediane che vanno aggiustate, non sono Vangelo, è scritto nel mio programma, e vanno aggiustate. Grazie. Io volevo sentire un attimo gli studenti, poi la faccio replicare al professore Navarra. Prego, nome e cognome, domanda breve, perché sì, non abbiamo 10 minuti. Abbiamo. Sì. Prego. Francesco Campagna. Sì. Vorrei che si parlasse di una questione molto importante. Nella mia esperienza triennale ho potuto notare come nell'università troviamo docenti, l'amministrazione, all'interno dell'università che sono loro i protagonisti, mentre secondo me dovrebbero essere gli studenti stessi al centro di essa. Secondo me, per diventare tali, credo che la realizzazione di corsi di laurea che possono dare delle competenze richieste dal mercato possono anche evitare o anche ridurre la disoccupazione. Grazie. Sentiamo pure quell'altro, aggiungiamo? Ha parlato lei? Ha già parlato, meno male. E allora sentiamo quest'altro studente, concludiamo così, abbiamo fatto parlare sì, tutti. Prego. Non so se funziona? Sì, certo. Allora, io ho rinunciato alla domanda in cambio di una considerazione brevissima sulla quale eventualmente i candidati rettore potranno... Vuole parlare di un candidato in particolare? No. Ah, non avevo capito, prego. È una considerazione libera dove i candidati eventualmente possono partecipare in ogni caso. Allora, prego. Io credo che la trasmissione di oggi abbia dimostrato un dato, qualcosa che è sintomatico ed emblematico, cioè si è parlato, ho sentito poche volte pronunciata la parola studente, si è parlato poco dello studente, si è parlato molto di cose che sono lontane dal nostro ambiente. Noi avevamo organizzato tantissimi interventi su varie problematiche, come poteva essere l'internazionalizzazione dell'università, la revisione di alcuni determinati corsi, istituire la pratica all'interno dell'università, ma comunque non c'è stato modo di parlarne. Quello che penso io che deve essere l'auspicio del nuovo rettore, del prossimo rettore, è rimettere lo studente universitario al centro dell'università. È un'università che purtroppo, lo devo dire, gira più attorno al mondo del professore piuttosto che al mondo dello studente, e questo è qualcosa che necessariamente deve
deve cambiare. La trasmissione di oggi secondo me è stata in parte sintomatica, e quello che dico io è una maggiore partecipazione nelle istanze rappresentative da parte degli studenti, e su questo grazie. Eventualmente che opinione abbia. Chiarissimo, riuscite brevemente a commentare quello che ha detto? Ho sentito anche prego, prima. Prego, prego. Allora, prima cosa, mediane. Io nonostante sia andato in cattedra a 35 anni, le mediane le supero tutte. Per quanto riguarda invece il centro, porre lo studente al centro del sistema dell'università, non c'è ombra di dubbio che debba essere così, ma per fare così bisogna puntare sui servizi che sono agli studenti, che sono i veri elementi carenti dell'Università di Messina, cominciare dall'ospitalità e quindi le residenze universitarie e continuare con i servizi che a supporto della formazione, quindi laboratori di ricerca, biblioteche, fino a finire con tutti i servizi per l'orientamento in uscita, quindi l'inserimento al mercato del lavoro. Professor Cupaiolo, brevissimo come lui. Sì, dunque, il discorso di centralità dello studente. C'è un discorso a livello centrale e un discorso a livello periferico. Senz'altro lo studente è a livello centrale, e questo è compito dell'università, quindi del lato centrale, per quanto riguarda i servizi, vale a dire i trasporti, per quanto riguarda le mense, per quanto riguarda gli alloggi. Poi c'è un discorso a livello periferico, lo studente al centro della vita del dipartimento. Ma se si vede bene, nel momento in cui noi formalizziamo, prepariamo l'offerta formativa, mettiamo in pratica l'offerta formativa, abbiamo sempre al centro dei nostri interessi sempre lo studente. Quindi anche se molto spesso lo studente può non avere questa impressione, è sempre al centro dei nostri interessi, perché la nostra attività non è soltanto didattica, non è soltanto ricerca, è anche didattica. Non ha significato la ricerca senza la didattica, quindi lo studente sta sempre al centro. Logicamente ci sono determinati dipartimenti, devo citare il mio, in cui diamo molto spazio agli studenti per quanto riguarda le attività che loro vogliono organizzare. Di recente abbiamo organizzato una giornata il 9 maggio in cui gli studenti sono stati protagonisti, hanno messo su una performance culturale e letteraria di grande impegno, ma questa è stata una preparazione che ha richiesto molto grazie, tempo. Grazie professor Cupaiolo. Professore Duco. La stanchezza, il calore, la domanda qual era lo studente? Io penso che forse lo studente aveva l'audio staccato, perché stasera abbiamo detto, era già delle conclusioni che aveva stabilito prima, perché abbiamo parlato di studenti coinvolti in tutte le attività di gestione dell'università per velocizzare il loro processo formativo. Abbiamo parlato di stage presso grandi aziende, stage reali e non stage finti. Se viene da noi sa che ogni studente che è in tesi di noi richiede un ricercatore, un dottorando che lavora con lui e che gli insegna tutto sull'uso di strumenti che costano anche 500.000 di euro. Non facciamo comprare nessun reattivo e nessuna cosa. Abbiamo parlato di tutte queste cose stasera, e se lui dice che lo studente non è stato al centro del nostro dibattito, forse non c'era. Abbiamo parlato di tasse che non devono aumentare, di recupero delle cose, cioè abbiamo parlato solo di studenti. Io sono stato rimproverato addirittura da un mio ricercatore che mi ha detto: Giacomo, tu stai facendo una campagna sbagliata, parli sempre dei problemi degli studenti e dei ricercatori, non degli associati e degli ordinari. E gli ho detto: gli associati e gli ordinari, bene o male, abbiamo raggiunto un obiettivo. Le categorie meno privilegiate sono i ricercatori e gli studenti. Grazie, professoressa. L'Università Studiorum che ritrovi la sua fisiologia non può che avere al centro lo studente, perché lo studente è la finalizzazione delle nostre attività didattiche, di ricerca e anche dell'efficienza della macchina amministrativa. Quindi ci auguriamo di avere un'università che viva una vita fisiologica. Bene, noi siamo in chiusura. Brevissimissimamente, no. Non dobbiamo, vabbè, prego, prego, velocissimamente. Centro dello studente intendo studente come parte attiva che può proporre, che può avere le idee, i mezzi giusti per cambiare l'università, e quindi in questo una sinergia. Questo intendevo non come destinazione, ma come parte attiva, come soggetto attivo. Grazie. Gli strumenti ci sono nello statuto. Quindi. Grazie, grazie. Noi chiudiamo qui. Io avevo un obbligo verso 98 lavoratori che protestano da un paio di giorni davanti alla provincia. Sono gli ex articolisti precari, chiedono la stabilizzazione, dicono che il presidente della provincia ha ricevuto, ancora non ha disegnato questo percorso, credo che debba approvare una delibera.
e protestano probabilmente in maniera legittima quando si lotta per il proprio posto di lavoro. Noi siamo al loro fianco, li seguiremo nelle prossime edizioni del TG e credo che dedicheremo anche una puntata di Malalingua. Ci auguriamo che si risolva tutto al più presto e credo che coinvolgeremo, una volta finite queste elezioni, gli economisti dell'Università di Messina, che devono essere necessariamente al servizio della città, del comune che sta andando verso il default e dell'economia dell'economia della città. Grazie al professor Giacomo Duco, docente di scienze degli alimenti, grazie alla professoressa Adriana Ferlazzo, docente di fisiologia veterinaria, grazie al professor Giovanni Cupaiolo, latinista, grazie al professor Pietro Navarra, docente di economia. Grazie, sono tutti candidati, assieme a Romano, professore Romano che non è potuto, Antonio Romano che non è potuto venire. Vedete la correttezza di Duco che lo nomina, dice il nome e cognome preciso, perché insomma sono 5 candidati, si vota il 23 maggio e questo è il primo tentativo. Una domanda secca la posso fare a Duco, mi permettete, e a Navarra e al professore Navarra: se dovesse essere eletto lei, chiederebbe a Tomasello di dimettersi prima di andarsene? No, Tomasella ha tutto il diritto di stare fino al primo ottobre, ma siccome sta sostenendo in maniera aperta, utilizzando anche il suo ruolo di rettore dell'Università di Messina, uno dei candidati, se il suo candidato non dovesse essere eletto, dovrebbe comunque valutare l'opportunità di lasciare l'incarico. L'ha detto in maniera pulita, sì. Professore Duco, a lei pongo la stessa domanda, ma la risposta è ovvia. Il rettore Tomasello può rimanere. Non sono d'accordo con quanto afferma il professore Navarra, che ha convissuto nella stanza accanto insieme a gran parte dei suoi sostenitori per lunghi 8 anni. Io con il rettore Tomasello non ho condiviso niente. Chiaramente sono un direttore di medicina e se medicina in gran parte o in minima parte vota per me, ne posso essere solo che contento e basta. Grazie a Francesca Stornante per essere stata con noi. L'ho fatta parlare poco, ma lei parla durante il telegiornale abbondantemente, poi prepara le schede di questa. Prego? Punizione. Grazie alla nostra Giusica Danzariti. Potrete continuare a seguirci sul nostro sito, lo ricordiamo. www.tcftv.it. Buonanotte a tutti. Me pizca.